Hobby, vabbè, buongiorno. Mai mi sono sentito così poco rappresentato dalla società Juventus come in questi ultimi mesi, mai. E questa situazione veramente mi porta un calo di entusiasmo, un calo di voglia. Cioè, seguo la Juve solo per il cuore. Non per altro. Paradossalmente ero più agguerrito e volonteroso di sostenerla, la società, quando ci hanno ingiustamente penalizzato. Poi pian piano è scemato tutto per vari motivi. La società che comunicativamente è scandalosa, non ha la più pallida idea, non ha la più pallida idea di come si debba comunicare. In modo decente, per avvicinare anche i tifosi, una comunicazione da leader che porta il tifo Juve a riconoscersi appunto nella società e così aver voglia di seguirla, di sostenerla. Quindi è proprio una comunicazione scandalosa, ma proprio scandalosa, ma una roba di una piccolezza e di una poca professionalità appunto in termini puramente comunicativi. E poi le scelte. Poi le scelte. Allegri quasi certo verrà riconfermato. Verrà riconfermato principalmente perché c'è un contratto che lo lega e lui ha puntato i piedi e quindi dovresti dargli 40 e rotti milioni lordi, 43 milioni lordi. E a questo proposito voglio rispondere a un utente che aveva fatto un commento dicendo che nessuno ha puntato la tempia ad Agnelli per fare il contratto. È vero, questo è stato un errore importante di Agnelli, ma il mio dire che Allegri è scandaloso è perché da un lato parla di famiglia. Dice che è tornato alla Juve perché è una famiglia. Dall'altro però, nel momento in cui la famiglia, quindi la società, lo spogliato, gran parte dello spogliatoio, gran parte dei tifosi, ti dimostrano che vorrebbero cambiare, se fosse veramente una famiglia, tu faresti un passo indietro per rispetto della famiglia e per il bene della famiglia. Invece non lo fai. Invece non lo fai. Non lo fai. Perché? Perché pretendi tutti i soldi che devi avere. Quindi, che giustamente devi avere, perché c'è un contratto, però a livello comunicativo sei un buffone. Così come sei stato un buffone quando l'anno scorso hai detto inizio stagione bisogna vincere qui, bisogna vincere là, e poi pian piano hai cominciato a dire che l'obiettivo era il quarto posto, che l'obiettivo era questo, che l'obiettivo era quell'altro, che a dire che arrivare in semifinale di Coppa Italia e di Coppa UEFA sono stati degli ottimi risultati e tutte queste stronzate qui. Quindi a livello comunicativo un pagliaccio, questo intendevo. La seconda obiezione che mi è stata mossa è che i 43 milioni, o sì, 43 milioni in realtà sono già stati messi a bilancio e quindi non è vero niente che darebbero dei problemi, insomma, una roba del genere. Cazzata, perché tutte le grandi aziende mettono a bilancio dei fondi, dei soldi per le questioni straordinarie, sanzioni, multe o robe del genere. Ma il fatto che tu le abbia messe a bilancio non significa che se tu li spendi va tutto bene. Cioè, non ti vanno a spostare il bilancio perché avevi messo in conto la possibilità di spenderli. Ma spenderli per quella cosa lì significa che poi non puoi spenderli per altro. Quindi non è che butti via 40 milioni lordi così perché tanto li avevi già messi a bilancio. Che discorsi sono? Cioè, se tu a casa tua metti a bilancio, che ne so, 5.000 euro e li metti via tutti i mesi, metti via circa 500 euro tutti i mesi perché sai che a fine anno potrebbe essere necessario avere delle spese extra e quindi li metti lì. Ok? Ma perché li hai messi lì? Non è che per forza se li spendi va tutto bene, sono 5.000 euro in meno che tu hai nelle tue tasche, idem per la Juve. Ed è altrettanto
una sciocchezza il fatto che, ma parli di Elkan e di Exor, 40 milioni sono sciocchezze. Sì, è vero, ma se la proprietà ha già detto più di una volta che non mette più soldi nella Juve perché ha fatto ricapitalizzazioni per 700 milioni di euro in pochi mesi, non vuole più mettere soldi lì dentro, cioè è inutile che diciamo potrebbe, va bene, potrebbe comprare anche altre 7 squadre di calcio, però che discorsi sono? Quindi Allegri rimarrà e ieri abbiamo calato le braghe anche verso Seferin. Un altro comunicato stampa ridicolo e imbarazzante, dove, perché dalla Spagna è saltato fuori appunto la notizia che la Juve si stava tirando fuori e A22 e pare anche Real Madrid e Barcellona hanno fatto uscire la notizia che andranno davanti alla Corte di Giustizia Europea, mi pare di aver capito, perché la Juventus si sta tirando indietro perché ha subito delle minacce. La Juventus scrive un comunicato dove dice che non si è ancora tirata fuori, ma che ha detto che vuole parlare col Barcellona e col Real Madrid per discuterne e che non è vero che ha subito minacce. Ridicoli. A parte che le minacce le sono sotto gli occhi di tutti. È da mesi che quel giornale rosa schifoso pubblica, ma la Juve cosa rischia se non fa un passo indietro? Che quell'altra paraculata della Cristillen dice la stessa cosa, che la Juventus rischia se non fa un passo indietro. Cioè, quindi voglio dire, è una roba questa che è già andata avanti per mesi nei giornali. Quindi il fatto che si dica che non è vero che abbiamo ricevuto minacce, non è vero niente, perché le abbiamo ricevute pubblicamente, siamo tutti testimoni. Poi se è successo anche privatamente non lo so, però adesso anche qui capiremo meglio tante cose, perché se Ceferin, abbiamo messo Ceferin nella condizione ideale, perché per me l'afflittività c'è già stata, la punizione c'è già stata, siamo fuori dalla Champions League, 80 milioni, 90 milioni, non so quelli che sono persi, quindi se Ceferin non interviene e quindi noi facciamo la nostra competizione europea, la Conference, che a me va bene fare e voglio vincere, vuol dire che abbiamo patteggiato anche lì e che questa cosa della Superlega fa parte di questo patteggiamento. Cosa dire, ragazzi? Abbiamo calato le braghe anche lì, davanti a minacce clamorose di una UEFA. Guarda, non dico nulla, se no mi chiudono il canale, però io sono. Da noi si dice smagato. Io sono smagato perché non so come posso affrontare una nuova stagione, con quello che sto sentendo nei confronti della dirigenza, ovvero di non essere rappresentato, ma soprattutto per quel che mi riguarda personalmente, per la questione Allegri. Poi sono qui che ve lo dico adesso e ve lo dirò anche nei mesi futuri. Se la Juventus comincerà a essere anche bella e otterremo dei risultati, farò mea culpa, dirò che ho sbagliato, sono pronto a ricredermi, non c'è nessun problema. Ma sono molto scettico che possa succedere. La storia di Allegri insegna come Allegri insegna calcio, cioè non lo insegna calcio. Quindi cosa posso aggiungere? Guardate, mi mancano proprio le parole. Ho bisogno di riflettere perché mi mancano le parole, perché faccio fatica a trovare gli stimoli così a caldo. Per la questione Allegri soprattutto. Per me, l'avevo detto, è una roba. Cioè, con la passione che ho io per la Juve, arrivare quest'anno a far fatica a vedere le partite in televisione vuol dire proprio che mi aveva devastato questo modo di giocare a calcio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Voglio leggere i vostri commenti su questa cosa perché magari mi aiutano a ragionare di più. Ciao a tutti.